Poi ci siamo visti, c'era stato l'annuncio del, tra virgolette, il passaggio in nuova veste di Fabio Caserta, che diciamo, ha deciso di fare un cambiamento rispetto al passato, nel senso che non essendo più calciatore rimarrà sempre il nostro capitano, però come nel tennis diventerà capitano non giocatore, vuol dire, per coniare un nuovo termine, deve essere a vostra disposizione per avere da lui, dalla sua bocca, le motivazioni per cui l'hanno spinto a fare questo passo, poi tutte le sensazioni che accompagnano questi suoi giorni. Capitano emerito. Come il Papa. Cioè, il Papa emerito. Facciamo una cosa, prima che iniziate voi con le domande, inizio io a dire... Ci tengo io a precisare alcune cose. Io sono arrivato qui il 31 gennaio del 2012. Sono arrivato come un giocatore finito. Tutti mi davano come giocatore finito, un giocatore che si accingeva a smettere nel giro di qualche mese, qualche anno. E grazie alla Juve Stabia ho ritrovato il sorriso, ho ritrovato la voglia di continuare a giocare. E mi hanno portato ancora a fare altri 3 campionati e mezzo da protagonista, e di questo voglio e devo dire solo grazie alla famiglia Juve Stabia, grazie a tante persone che mi hanno accompagnato in questo mio tragitto, in questo mio viaggio fino a qualche giorno fa, che ho deciso a malincuore di smettere, perché a malincuore, perché ancora dentro di me c'è tanta voglia di giocare, di continuare, perché come ho detto prima mi sono divertito, continuo a divertirmi, però come tutte le cose belle e brutte c'è un inizio e c'è anche una fine. In tutti questi anni devo dire grazie alla famiglia Maniello che mi ha portato a Castellammare, ma oltre alla famiglia Maniello, di cui sono veramente grato, devo ringraziare tutte le persone che stanno dietro alle quinte, oltre ai miei ex compagni, perché se ho fatto qualcosa di buono ho fatto grazie non solo ai miei ex compagni, ma grazie anche alle persone che stanno dietro le quinte, dal direttore Clemente, da Roberta Modio, da tutte le persone che lavorano in sede, che mai nessuno, è normale come in tutte le squadre di calcio parlano solo dei calciatori, ma ci sono persone che lavorano 24 ore su 24 per i calciatori e sono persone che lavorano in sede. A tutto lo staff medico, fisioterapista che mi hanno sopportato, perché io, tanti di voi non lo sanno, ma io sono stato uno che ogni giorno, mattina e pomeriggio, andavo sempre sul lettino. Ho consumato oltre il rotolo di carta le mani di, in questi ultimi 2 anni, di Angelo Mascoli, il nostro fisioterapista. Non l'ha mai avuto. A Francesco, agli anni passati anche allo zio Vincenzo, che adesso non sta più qui con noi, a Mario. Non voglio dimenticare nessuno, però ci sono tante tante persone, a Nicola Colaps, che ci sono tante tante persone che mi hanno veramente accudito come un figlio. E di questo devo dire veramente grazie a Pinuccio, che ad Antonio, cioè, ci sono tanti, non voglio fare più i nomi perché poi magari dimentico qualcuno, ma voglio ringraziare veramente tutti. E grazie a tutta la città di Castellammare, grazie a voi giornalisti, grazie a tutta la città di Castellammare che mi ha sostenuto veramente sin dal primo giorno che sono arrivato. Grazie ai ragazzi della curva che nel momento più difficile per me sono stati veramente delle persone eccezionali, sono stati vicino a me e alla mia famiglia in modo veramente esemplare, e quindi devo veramente dire grazie con tutto il cuore. E il fatto anche di smettere è dovuto anche al non voler rovinare questo rapporto per me magico che si è creato con questa città, ma non solo io, ma tutta la mia famiglia, mia moglie, i miei figli, mia madre, tutte le persone a me care, che in questa città vedo un'altra mia seconda casa, e questo non potevo assolutamente, ci sono stati momenti che potevo anche lasciare la squadra per andare in altri posti, però ho preferito non guardare soldi, non guardare niente e rimanere qui,
perché ripeto ancora una volta, questa città mi ha dato veramente tanto, e se sono arrivato alla soglia di 37 anni e decido di smettere, sempre a malincuore, però ripeto, è un passo che prima o poi dovevo fare. Mi è stata data un'opportunità di continuare sotto altre vesti, grazie appunto alla collaborazione del dirigente qua, Filippi Clemente, che per me a volte è un dirigente, un amico, perché siamo stati insieme, mi è stato vicino in tanti momenti difficili. E abbiamo instaurato questo rapporto e, diciamo tra virgolette, ma pure convinto a continuare questa storia. E di questo, ripeto, è la cosa che ci tengo più di tutte, e voglio ringraziare ancora una volta tutti voi, tutta la città di Castellammare, perché la cosa che mi fa veramente stare bene quando sono in giro per la città, che tutti mi ricordano e mi chiamano capitano. Essere il capitano, essere stato il capitano per questa squadra, per me è stato un motivo d'orgoglio, perché portare in giro per l'Italia la fascia di questa società, di questa squadra, è qualcosa di bello e unico. Io il capitano ho fatto in altre anche squadre, però a Castellammare mi sentivo proprio, la fascia di capitano me la sentivo mia. E anche l'anno scorso, quando non giocavo, stavo male, perché non potevo portare, a parte il fatto che non giocavo, ma non poter indossare la fascia di capitano era una cosa che mi faceva stare male. Chi mi conosce bene sa che l'anno scorso ho sofferto tanto, e quest'anno, non perché poi l'età avanza e passa anche per me, tante volte uno non si rende neanche conto che magari c'è qualche giovane che sta meglio di te e merita di giocare, e tu magari in quel momento non lo accetti. Io l'anno scorso tante cose non le accettavo, anche sbagliando, perché adesso ti accorgi che tante cose, tante persone, o anche l'allenatore stesso, la vedeva da un altro punto di vista, e forse qualche volta aveva pure ragione lui. E di questo io non volevo assolutamente passare un altro anno così, quindi ho deciso basta. Non voglio rovinare quello che di bello ho costruito grazie a queste splendide persone che stanno in questa città. Quindi tutto quello che dovevo dire lo voglio racchiudere in queste poche parole, però ci sarebbero tante cose da dire e tante cose, però è meglio chiudere così, perché non saprei andare avanti ancora. Voglio dire una cosa io, visto che ci ha tirato in causa. Dico, per noi è un piacere e un onore, come di quest'Abbia, il rapporto, come ha detto Fabio, personale, di avere avuto a che fare con come calciatore, una persona speciale, perché davvero con dei valori immensi. Ed è per questo motivo che la famiglia Magnello e tutti noi dirigenti abbiamo voluto che per Fabio ci sia posto nella nostra grande famiglia. Quindi avere un ruolo importante, un nuovo inizio per lui, sperando di che con questo nuovo inizio possa ripetere la carriera che ha fatto anche da calciatore. È una persona che merita questo ed altro. Adesso voglio anticipare una cosa che magari lui ha dimenticato. Stiamo cercando di organizzare la sua gara d'addio qui a Castellammare, quindi anche per dare a Castellammare ancora una volta il palcoscenico che è internazionale, perché Fabio è stato un giocatore importante, ha giocato in tante razze, quindi cercheremo nei tempi e nei modi consentiti di organizzare questa festa di addio al calcio giocato, con la partecipazione di tanti illustri compagni di squadra sui. Ci abbiamo sempre da fare disputare la gara numero 100 in campionato, che si è fermato al 99, anche questo diciamo, è stato un piccolo cruccio. Invece adesso una cosa che lui non sa, a fine conferenza stampa, con l'aiuto del nostro ufficio stampa, dobbiamo realizzare una piccola clip per racchiudere i 4 anni che lui ha vissuto a Castellammare. Adesso se avete delle domande per lui, è a disposizione. L'ultima cosa, che è la cosa che mi mancherà di più in questa mia avventura, è il boato delle... Scusate. Quello che mi mancherà di più in questa mia avventura è il boato del menti a un mio gol.
questa è la cosa. E poi un'altra cosa, l'ultimo anno in Serie B la società mi ha permesso di portare in campo le mie figlie all'entrata del campo prima di una partita, e questi sono ricordi che non si cancellano, e sapere di non poter fare più tutto questo è la cosa che mi fa soffrire di più. Proprio quando ha pesato la possibilità dalla società di continuare, comunque restare innanzitutto qui a Castellammare e poi anche intraprendere un discorso tecnico che penso che immagino, non essendo stato calciatore, però chi gioca a calcio, insomma, non uscire dal rettangolo di gioco sia qualcosa di prezioso, insomma, di importante. Alla società, quando ho parlato con il presidente, lui, per la dimostrazione che Maniello per me è più di un presidente, mi ha detto di scegliere qualsiasi ruolo voleva in questa società. Mi ha detto qualsiasi cosa tu vuoi fare in questa società sei libera di farla. Tranne il direttore generale. Tranne il direttore generale. Ha detto qualsiasi cosa, dal direttore, da osservatore, da allenatore, e sinceramente staccare completamente, passare da calciatore e mettermi dietro una scrivania, che è una cosa anche che a me piace, è sempre piaciuta fare il direttore, non me la sentivo e non me la sento in questo momento. Io voglio il contatto con la squadra, con i miei compagni, continuare a fare quello che ho fatto per 20 anni, magari sotto un'altra veste, però stare insieme ai miei compagni e alla squadra e poter dare magari dei consigli a qualche ragazzo, dato magari qualche anno di esperienza da calciatore, ho preferito continuare a fare. Resta un po' anche dagli occhi, insomma. Sì, io mi metto a disposizione dell'allenatore e cercherò soprattutto di imparare, perché per me è un inizio di una nuova carriera, quindi come allenatore non so niente, quindi devo imparare dal mister Ciullo, stare vicino a lui, cercare di apprendere e prendere tutto di quello che ha nel suo bagaglio. Quindi questa, e poi fare magari da coach per qualche ragazzo che abbiamo, tanti ragazzi che abbiamo in squadra, e cercare di dare una mano da questo punto di vista. Quindi c'è intenzione anche di prendere il palettino, insomma, sì, tra l'allenatore e l'allenatore dietro, che forse in questo momento è la strada sempre più rivolta verso quella tecnica, se vogliamo. Sì, quando ci sarà il momento opportuno, adesso vedremo un po', vorrò fare il corso per prendere il patentino, ma in questo momento cerco di essere concentrato per quello che ho detto prima. Cioè, vabbè, hai avuto una carriera lunghissima, tantissime squadre. Il momento più importante, più bello che ricordi in questa ora, e magari quello che come calciatore, non so, una gara che magari ti resta invece dentro in maniera negativa. Sicuramente l'esperienza del primo anno della Serie A, il primo anno con il Catania, quando sono stato anche ho sperato anche la nazionale, perché era un anno che stavo facendo benissimo e c'è stata la possibilità di una mia convocazione in nazionale, e il gol che ho fatto magari nel derby col Palermo è sicuramente uno dei gol che ricordo molto volentieri. Di gare che in modo negativo sicuramente ci sono parecchie. L'eliminazione tipo in Coppa UEFA, sempre con Palermo, dove ho sbagliato anche un calcio di rigore, sicuramente quella è una delle partite che ricordo purtroppo in modo negativo. Tra invece tanti allenatori che hai avuto, qualcuno che sei rimasto magari legato, o che un domani immagini possa essere anche un modello da seguire per te in questa nuova veste? All'allenatore a cui sono rimasto molto legato e ancora ad oggi mi sento spesso è Marino, Pasquale Marino, che mi ha insegnato tanto nel momento forse più importante della mia carriera, perché venivo dalla Serie C, sono arrivato in una piazza come Catania in Serie B, mi ha dato fiducia e grazie anche a lui sono riuscito a vincere un campionato e magari a giocare in Serie A. Però ci sono stati tanti allenatori che ho imparato tantissimo, non siamo da tutti, bisogna vedere sì. Qualcosa. E a parte il rapporto
che c'è con Maniello invece come presidenti, so quello più vulcanico che ha avuto, a parte Maniello che è già vulcanico di suo. No, sicuramente Zamparini è stato quello più vulcanico, però il presidente che come si è comportato in modo splendido, ma come un po' con tutti, è stato sia il presidente Semeraro del Lecce che il presidente del Catania Pulvirenti. Sono state delle persone che mi hanno veramente trattato benissimo. Chi ti avessi per riportare la Juve Stabia in quella Serie B che si è persa anche con tanto dispiacere, perché un campionato così forse immagino anche a chi era mai capitato. No, perdere e retrocedere magari sì, mi era capitato purtroppo in passato, ma non come è successo a noi 2 anni fa. È stato un anno calcistico, un anno di vita privata che vorrei veramente cancellare, potessi ritornare indietro lo farei, però purtroppo non possiamo fare questo e sicuramente quell'anno è stato un anno di molta sofferenza da parte nostra, da parte di tutti i tifosi, da parte di ognuno che tiene alla Juve Stabia. Certo che poter riportare la squadra in Serie B sarebbe stato un sogno già l'anno scorso, un campionato che ci hanno veramente rubato, perché sono convinto che vincere a Bassano per noi sarebbe stata, non dico la sicurezza di andare in Serie B, perché poi sicuramente c'erano altre partite da affrontare, però mentalmente come stavamo in quel periodo sicuramente avremmo avuto tante possibilità di vincere il campionato, però purtroppo ripeto, è andato, speriamo, non voglio dire quando, però io mi auguro che la Juve Stabia deve ritornare nel campionato, che questa, per i sacrifici che fa il presidente, tutta l'intera società, la città, perché sappiamo tutti che c'è un momento di crisi generale, però Castellammare per tanti motivi, come sappiamo tutti, è inutile parlare sempre delle terme, della finca, di tutte le problematiche che ci stanno in questa città. Sicuramente la cosa bella che c'è a Castellammare, che tutti i tifosi vogliono, è la Juve Stabia in Serie B. Quindi mi auguro che questo sogno, tra virgolette, si possa realizzare il prima possibile. Thank you.